bagno di folla ieri al Grand Hotel de Templi in occasione della convention elettorale che l'onorevole Angelino Alfano ha tenuto ad Agrigento. Tanta gente così, non si vedeva ai tempi in cui Forza Italia raccoglieva il massimo dei consensi. Riaprirò la mia segreteria politica ad Agrigento, questo l'annuncio fatto nel corso del suo intervento, che ha sorpreso i tanti presenti che lo ascoltavano. Un video con le immagini più significative della sua vita politica è stato proiettato ai presenti prima del suo discorso e visibilmente emozionato l'onorevole Alfano nel vedere quelle foto. Da qui è iniziato il mio sogno, ha dichiarato l'onorevole Alfano. Non avrei mai immaginato di raggiungere questi traguardi nella presente legislatura, sia come ministro della giustizia, un incarico che mi ha riempito di una forte responsabilità e che poi ha continuato come segretario del più grande partito italiano. Tante le cose fatte per il territorio agrigentino, come il raddoppio della strada statale Agrigento-Caltanissetta, la più grande opera costituita in città dopo il Tempio della Concordia, il salvataggio del Tribunale di Sciacca, la mancata chiusura dell'ospedale di Agrigento. L'onorevole Alfano si è poi soffermato sui provvedimenti presi come ministro della giustizia in favore del carcere duro e al 41 bis, firmati anche a diversi mafiosi della nostra provincia. Se la gran parte dei mafiosi di questa provincia si trovano al carcere duro, sono al carcere duro per la firma apposta da me in calce al decreto. L'onorevole Alfano ha poi illustrato i punti caldi di questa campagna elettorale. Tutto è partito da Fini, che con la scissione ha mandato in frantumi il PDL. Da lì la venuta di Monti, che ha provocato l'ascesa di tutti gli indici, ma in negativo. Niente lavoro, niente sviluppo, l'introduzione dell'IMU che ha impoverito gli italiani e che noi, se vinciamo, aboliremo sin dalla prima seduta del Consiglio dei Ministri. Niente tasse per chi assume giovani per 5 anni, abbattimento dei costi della politica, mettere fine allo stato di polizia fiscale voluto dal PD, impignorabilità della prima casa, cambiamento di Equitalia e meno tasse per le famiglie. Noi proponiamo e ci impegniamo a restituire l'IMU per il 2012, proponiamo e ci impegniamo a eliminare l'IMU per gli anni a venire e a dire agli imprenditori che vogliono fare assunzioni 5 anni senza tasse se assumete giovani disoccupati. Dall'altra parte invece sono per una patrimoniale da 40 miliardi di euro, sono per mantenere l'IMU per gli anni a venire e sono contro il nostro rimborso dell'IMU per il 2012. Inoltre sono per aumentare l'IVA e per inserire una patrimoniale, lo voglio ribadire, che vale 10 volte l'IMU sulla prima casa. Si parla tanto di voto utile, quanto è importante? È importantissimo perché qui in Italia o si sceglie il Popolo della Libertà o si sceglie il più grande partito della sinistra. Fare scelte che non vadano in questa direzione significa favorire la instabilità. La instabilità in Italia c'è stata essenzialmente quando sono stati al governo i governi di sinistra. La vera sfida oggi sia tra Berlusconi e Bersani, tutti i sondaggi danno terzo Grillo e quarto Monti. Quindi votare Monti è un modo indiretto per favorire il successo della sinistra. Avete recuperato anche il rapporto con gli alleati, Lombardo e Micciché, ecco quanto è importante per il voto in Sicilia che sarà determinante insieme alla Lombardia. Pensiamo di avere riunificato il centrodestra come era giusto che fosse. Ci fossimo riusciti prima anche per le regionali, avremmo vinto anche le elezioni per il presidente della regione, ma c'è sempre tempo per rimediare. Questa volta abbiamo rimediato e pensiamo di poter vincere.